Buongiorno, 12.03 sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia. Questa è Arena Maradona. Buongiorno da Gianluca Miranda e dal mio compagno di viaggi Diego Junior. Buongiorno. Carissimo. Sorridente oggi Diego Junior. Ogni tanto, non esageriamo. Ma sei dispiaciuto per il Milan forse? Assai, ho sofferto assai ieri. Guarda, devo dire la verità, sono stato male. Saluto la redazione e la regia targata Roby Maravolo, Mary G. Iniziamo subito Diego. Sigla. 19 marzo significa due giorni a una super partita del Napoli prima della sosta delle nazionali. Ci sarà Roma-Napoli domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Che partita ti aspetti Diego? No, prima di tutto voglio oggi che giorno è? Mi hai detto venerdì 19 marzo. Venerdì 19. Auguri a tutti i papà. Grazie. E anche a Diego, a Roby Maravolo. Al grande Roby Maravolo. Al grande Roby Maravolo. Un'icona dei padri. Oggi venerdì 19 marzo, ieri il grandissimo portiere del Milan si è accorto che è più scarso anche di un'altra banda, il Manchester United. Incredibile. Si sta accorgendo, casomai ne nega sull'ora a banda, poi alla fine. Forse il Milan sta perdendo un po' troppe partite negli ultimi mesi. Abbiamo visto nervosissimo il tecnico rossonero Pioli al termine della partita. E devo dire la verità, Diego, io penso che è stato un Milan ingenuo, carente di personalità e soprattutto di esperienza europea. Lo United, io a mio avviso, dobbiamo essere onesti, non meritava la qualificazione. Il Milan meritava qualcosa di più, l'ha persa in modo molto ingenuo, perché certo, nel primo tempo ha giocato molto bene il Milan, nel secondo è calato il Milan, però lo United non possiamo dire ha avuto tante di quelle occasioni, anzi meritava qualcosa in più, soprattutto in virtù della grande gara giocata dai rossoneri nell'andata. Bisogna essere onesti. No, la differenza veramente si riduce a poco, nel senso che la palla del vantaggio al Milan gli è capitata sui piedi di Krunic e l'ha sbagliata, e quella del Manchester United a Pogba che ha fatto gol. Cioè, in sostanza la differenza è questa. E, ovviamente quello che ho detto prima era una battuta, cioè voglio dire, era una battuta per stemperare un po' questo clima che c'è, diciamo, sul calcio italiano, sulle le tante sconfitte, sulla Roma che è rimasta l'unica nostra rappresentante in Europa. Diciamo che però io non sono stato d'accordo assolutamente ieri con la disamina di Pioli, di Ibrahimovic. Per me è stato semplicemente il Milan non meritava così tanto la qualificazione come poi hanno detto loro, no? Sì, no, parlavi prima di Donnarumma. Io penso che Donnarumma dovrebbe imparare ad avere un po' più di umiltà, anche in virtù dei suoi grandi risultati, che sicuramente sono innegabili per la giovane età, per le tante presenze e per le grandi prestazioni. Ma non ho visto che dovrebbe però dosare un po' più la comunicazione, soprattutto. Ma magari sente parecchio la sfida con il Napoli, no? Infatti che gioca. Ti stavo dicendo che ieri non ho visto che poi è uscito dal campo e ha inveito contro la panchina del Manchester. Però a prescindere da questo, noi Donnarumma ce lo teniamo stretto perché è una risorsa del nostro calcio. Sì. È il nostro portiere, sarà il portiere per tanti anni, un grandissimo portiere. Però diciamo che se continua col Napoli a perdere mi fa piacere. Certo. In questi minuti siamo collegati con Nyon, perché c'è il sorteggio di Champions League. Che peccato non vedere nessuna italiana nell'urna di Nyon, per le squadre che saranno diciamo nell'urna verso le che ti interessa nella strada verso Istanbul 2021 nella finale nello stadio di Istanbul. Non figurano, come abbiamo detto, nomi italiani, ma ci sono le solite note. Chi vedi come favorita per la vittoria finale in Champions, o City o Bayern? O PSG? Sono tre squadre molto molto forti. Io tifo forti. PSG, Io tifo City, spero che vinca il City, perché Guardiola è il mio allenatore preferito, lo adoro, però ovviamente c'è anche il PSG, c'è anche il Bayern, che è una squadra molto molto forte, molto molto fastidioso. Eh sì, ma noi torniamo a Napoli poi dopo con la rubrica International Football, con la voce della nostra grandissima Taisia Raio, che ringraziamo anticipatamente. Tu non la ringrazi, la ringrazio no, io ovviamente.
ritorneremo sulla Champions League dopo. Pensiamo al Napoli, il presente dice, come abbiamo detto prima, che fra due giorni, dopo domani, c'è e ci sarà Roma-Napoli, una partita molto molto importante ai fini della classifica, sarà una partita complicata. Ieri ho visto la Roma alle 19 contro lo Shakhtar Donetsk, ha rivinto con una doppietta di Borja Mayoral, ha confermato una superiorità nei confronti di uno Shakhtar che a mio avviso non è stato all'altezza di una Roma scintillante, una Roma che ho visto molto bene, una Roma che sarà estremamente pericolosa per la partita di domenica sera. Vabbè, questo di quest'anno è lo Shakhtar più scarso degli ultimi 15 anni. La Roma non ha avuto problemi. Anche io ho visto la partita, ho visto una Roma pimpante, ho visto una Roma che sa quello che deve fare in campo, nonostante poi le grandi assenze, il turnover, comunque qualcuno ha riposato, tipo Dzeko, se non mi sbaglio, non ha proprio giocato, che a un certo punto poi, devo dirti la partita, mi ha un po' annoiato, quindi sì. ho cambiato, però c'è Pellegrini che c'ha una grande qualità, c'è Perez che è fortissimo, la Roma è una squadra forte, una squadra organizzata. Certo è, come ci siamo detti varie volte, sicuramente influirà molto il fatto che tornano da un viaggio molto lungo, molto, molto dispendioso, e comunque hanno giocato ieri sera alle 8, quindi avranno 72 ore per recuperare, incluso un viaggio lungo. Eh sì, Roma che ha dormito in Ucraina è tornata questa mattina nella capitale e si preparerà per l'allenamento, penso pomeridiano, a Trigoria, dove preparerà la sfida contro il Napoli. Un Napoli che arriva alla sfida dell'Olimpico al quinto posto con 50 punti, con una partita da recuperare il 7 aprile contro la Juventus. Un Napoli che insegue la 17esima vittoria in campionato, con il terzo miglior attacco con 56 reti, con la terza miglior difesa con 29 gol subiti. Si recupererà Lozano, tantissime le notizie positive che arrivano a Castelvolturno. Un Napoli che adesso è sui campi del centro tecnico di Castelvolturno per preparare questa partita molto importante prima della sosta nazionale. Peccato, perché il Messico ha convocato Lozano nonostante la lunga assenza, e Napoli deve fare i conti con le nazionali. Ne parlavamo ieri anche con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e bisogna stare attenti a queste nazionali che mi fanno molta paura. Se lo onestamente potevano risparmiarsi. Sono d'accordo. Perché un giocatore che sta fermo da più di un mese, un giocatore che comunque non è al 100%, metterlo nelle condizioni di dover fare un viaggio così lungo, di giocare delle partite dopo un problema, una problematica così pesante, ma poteva esserci più dialogo anche tra il calciatore e lo staff tecnico del Messico. Detto questo, ovviamente parliamo di i tecnici delle nazionali sono liberi di poter convocare tutti, però sai, secondo me c'è bisogno anche di buon senso, no? Eh sì, scrive la Repubblica che Kostas Manolas scalpita per il rientro. Ieri ha fornito segnali incoraggianti nel corso dell'allenamento, non ha dolore alla caviglia e proverà a convincere Gattuso a restituirgli una maglia da titolare. L'ultima risale al 6 febbraio nella disfatta Marassi contro il Genoa, quando poi si procurò l'infortunio. Il tentativo di rientro a Reggio Emilia contro il Sassuolo è stato disastroso, lo ricordiamo. La Roma poi è stata una parentesi fondamentale nella sua carriera e gli piacerebbe tanto lasciare il segno, scrive la Repubblica. Io penso che in queste partite da ex sono sempre importanti per i giocatori danno sempre il massimo, e un Manolas al massimo sappiamo quanto può fare la differenza, soprattutto con quello che abbiamo in questo momento. Non me ne voglia Maximovic, ma una cosa è giocare con Manolas, una cosa è giocare con Maximovic. Guarda, io non credo che possa partire da titolare, anche se, e come dicevi bene tu, comunque sta dando dei segnali confortanti in allenamento, non credo che possa già partire dall'inizio in una partita così importante dove il Napoli si gioca tanto, no? È normale che anche io punterei su Maximovic, perché è un giocatore che ha più rodaggio in questo momento, che sta
che sta bene. Peccato per l'infortunio di Rachmani, perché un infortunio, si è infortunato quando aveva passato nelle gerarchie Maksimovic e stava facendo bene. Niente, peccato per Rachmani. Come ben sai, Diego, Inter-Sassuolo per il momento è stata rinviata. Penso che con estrema certezza la partita non si giocherà. Ti voglio leggere un pezzo molto interessante scritto dal vice direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, che analizza le vicende della Serie A e scrive: qualcuno pensava che ormai lo scudetto fosse una partita a due tra Inter e Juve, non aveva fatto i conti con un terzo incomodo, il Covid, che torna protagonista nel finale di stagione. Il protocollo della FIGC appare superato dalla gravità della crisi sanitaria. La soglia dei 10 calciatori contagiati stabilita per dichiarare il forfè appare troppo alta, infatti le ASL bloccano tutto molto prima. Al Napoli ne sono bastati 2, al Torino 6, all'Inter 4, ma è evidente che la discriminante non è il numero dei positivi ma le circostanze con cui il virus si diffonde e la valutazione discrezionale del rischio. L'esclusione dei club dalla Champions apre una serie di finestre infrasettimanali per i recuperi. La Lega li stabilisca con maggiore imparzialità e fermezza rispetto a quanto ha fatto con Juve-Napoli. Siamo nella fase finale del campionato. Alla variabile del virus non si aggiunga l'indeterminatezza delle decisioni. Ma guarda, un protocollo che fa acqua da tutte le parti, l'abbiamo detto sempre, l'abbiamo ripetuto varie volte. È normale che adesso dovrebbe riscoppiare un altro casino, no? Perché l'ASL fermò il Napoli, è successo un casino di 3-4 mesi e adesso dovrebbe scoppiare un altro casino, no? Perché comunque l'Inter ha 4 positivi, il Napoli ne aveva 3. Quindi, però a prescindere da questo, come noi già diciamo da tanto tempo, noi dovremmo cambiare questo maledetto protocollo, perché è un protocollo che veramente fa acqua da tutte le parti, ragazzi. È una cosa pazzesca, perché non puoi dare un tot di giocatori di positivi quando, per esempio, c'è il virus in incubazione nell'ambiente. E ragazzi, è un protocollo che fa veramente, non dico quello che fa perché sennò veramente poi mi becco una querela, però è un protocollo che fa acqua da tutte le parti, assolutamente. Nel frattempo stiamo seguendo il sorteggio Champions League. Diego, botti di Capodanno, perché ci sarà Bayern Monaco Paris Saint Germain come quarto di finale, City Dortmund e Porto Chelsea per il momento, ma Bayern Monaco Paris Saint Germain anche l'ultimo, sa di ecco, Real Madrid Liverpool, mamma mia, quarti di finale super interessanti. È una grande guerra. Una grande guerra. Ovviamente si parla di guerre calcistiche. Certo. Non cominciamo qua ultimamente non si può dire niente. Che vieni frainteso. Va bene, guerra sportiva. Guerra sportiva. Sicuramente il Chelsea è stata la squadra più fortunata, perché credo che tutti volessero prendere il Porto. Però poi bellissima Bayern PSG. Molto, molto affascinante anche City Borussia Dortmund, e poi un classico d'Europa, diciamo, Real Madrid Liverpool. Però il Liverpool non è lo stesso, lo ricordiamo, degli altri anni. Van Dijk non penso sarà recuperato, perché ha subito purtroppo un brutto infortunio. Lo devi sempre battere però in Champions, perché poi dopo alcune stagioni si vogliono recuperare poi solo con... Se il Liverpool si mette in testa solo la Champions, non è un avversario simpatico. Mettiamola così. Eh sì, siamo assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, Diego. Ma andiamo a vedere, tornando alla Serie A, quello che sarà il 28esimo turno che si aprirà questa sera alle 20:45 con Parma-Genoa. Avremo in puntata anche Antonio Giordano dalla redazione di fantacalcio.it per i consigli sul fantacalcio, per le ultimissime sul fantacalcio. Quindi aprirà questa sera alle 20:45 Parma-Genoa. Sabato, quindi domani, alle ore 15 ci sarà Crotone Bologna, alle 18 Spezia Cagliari, alle 20:45 Inter Sassuolo, alle 12:30 di domenica
che non si giocherà, che non si giocherà, sarà rinviata per il momento. Noi siamo abituati alle sorprese dell'ultimo momento. Al momento sembra che la partita sia stata rinviata. Alle 15 di domenica ci sarà Juventus Benevento, Sampdoria Torino, alle 15 sempre Udinese Lazio, alle 18 e alle 20:45 Fiorentina Milan e Roma Napoli. Con attenzione, con estrema attenzione, noi osserviamo Fiorentina-Milan, che sarà una partita molto importante. Ma dobbiamo osservare anche con estrema attenzione a Verona-Atalanta, no? È una partita importante per noi, Verona-Atalanta, quindi niente, speriamo che possano perdere punti, no? Eh sì, caro Diego, noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Anzi no, mi dicono che è collegato con noi Agostinelli. Grande qui mister. Diamo il benvenuto, il bentornato mister Agostinelli ad Arena Maradona. Buongiorno. Ciao mister, buongiorno. Ciao. Manolas sta dando dei buoni segnali di recupero, diciamo, della condizione. È normale che non gioca da tanto tempo, è normale che domenica è una partita complicata, però guardando le ultime prestazioni di Maksimovic, secondo te vale la pena di rischiarlo domenica? Dal primo minuto, ovviamente. Io riconfermerei la coppia. È un momento delicato in cui il Napoli ha ripreso questo campionato dopo la partita con il Granada molto bene, e credo che in questo momento bisogna guardare un po' quelli che stanno facendo bene, quindi no, lo farei aspettare, non lo rischierei, soprattutto perché c'è sempre un punto interrogativo. Certo. Mister, come vede il futuro di Gattuso sulla panchina del Napoli? Si è parlato spesso del futuro, di un divorzio ormai certo al termine della stagione tra De Laurentiis e l'attuale tecnico azzurro. Si sono fatti anche nomi per il futuro della panchina azzurra, però il presente dice Gattuso, e il presente dice che Gattuso è a 50 punti, al quinto posto con una partita in meno e a 2 punti dal posto Champions. Guarda, io dico una cosa, io rispetto a 3 mesi fa la conferma di Gattuso ovviamente è sicuramente più problematica, ma non sicuro che vada via, nel senso che a oggi posso dire che ci sono più possibilità che vada via che non resti, ma però devo dire questo, anche nelle probabilità che vada via che vada via, non è detto che sia per forza De Laurentiis, perché Rino Gattuso ha dimostrato in altre circostanze, basta pensare al Milan che ha dato le dimissioni addirittura lasciando tutti i soldi, quindi lui è una persona sotto questo profilo che può anche decidere lui. Indipendentemente da questo però che sto dicendo, io so benissimo che il calcio dimostra che da un giorno all'altro si può cambiare. Puta caso dovesse vincere a Roma con la Roma e andare in Champions League a fine campionato, le cose possono essere ribaltate, perché nel calcio fortunatamente o sfortunatamente si possono ribaltare da un'ora all'altra. Certo. Mister, abbiamo visto il Napoli quest'anno cambiare pelle varie volte, no? Siamo passati dal 4-2-3-1 al 4-3-3, qualche volta anche al 3-5-2, giocando con i tre centrali. Ma a prescindere dal modulo, che Napoli si aspetta di vedere domenica all'Olimpico? Ma quel Napoli che ho visto a Milano, con la voglia di vincere la partita, sentendosi forte e bravo, ma rispettando tutti. Il Napoli ha una rosa che per me ha l'obbligo di entrare in Champions League. Se non rientrerà in Champions League sarà un'annata deludente, non c'è nessun problema. Perché a dirlo? Perché i giocatori che ha deve per forza. Certo, il campionato si è messo in una maniera in cui c'è una grande concorrenza e magari può essere decisiva la penultima partita. Però purtroppo devo dire che il Napoli ha perso tanti punti e deve fare veramente bene per entrarci. Ma i numeri ci sono tutti, perché voi pensate che sta a 6 punti dalla seconda in classifica e ha una partita da recuperare. Parlo della seconda in classifica, non parlo della quarta. Quindi è un campionato tutto da giocare. Per me Gattuso con la sua squadra ha ripreso in modo importante questo campionato, deve dare continuità. Certamente Roma e Juventus, permettimi di dire, ma soprattutto quella della Roma domenica, credo che sia una tappa fondamentale, non decisiva ma fondamentale.
Mister, parlavamo prima di protocollo, un protocollo che sotto gli occhi di tutti ormai fa acqua da tutte le parti. È stato tanto criticato il Napoli a ottobre per il rinvio di Juventus-Napoli, si è parlato tanto dell'ASL di Napoli, poi per fortuna ci ha pensato anche l'ASL di Torino e l'ASL di Milano. È un protocollo che non va di pari passo con quello nazionale. Eh no, ma oramai è stato il primo episodio, fa giurisprudenza, fa legge, quindi sì. C'è poco da fare, tutti ci si attaccano, è inutile. E quindi l'ASL è andata sopra il protocollo e va bene, è stato per uno, andrà per tutti. Mister, invece parlando di Mertens e Osimhen, no? Nessuno dei due è in grande condizione, stanno facendo fatica tutti e due perché uno è ritornato da un infortunio, un altro da infortunio e Covid, poi ha avuto un'altra problematica. Come si gestiscono due calciatori del genere quando non sono al massimo? Nel senso, Gattuso generalmente preferisce partire con Mertens e poi finire con Osimhen. A Roma potrebbe essere diverso? No, potrebbe essere, ripeto, il risultato fatto quando tu hai sei riuscito con le tue scelte, la tua modalità di partita nei 95 minuti è venuta bene, io credo che possa essere riproposto. Oltretutto, come stavi dicendo tu, loro non sono al massimo della forma. Probabilmente Mertens in questo momento, se lo levi dall'inizio, sai, è una persona oramai che ha una certa età, è un simbolo. Io rifarei la stessa mossa, certamente per il prossimo futuro io vedo Osimhen assolutamente titolare come centravanti, perché per me è il classico giocatore che il Napoli non ha nella sua rosa, e quindi quando riprende la sua condizione fisica in modo totale, per me Osimhen è determinante per questa squadra. Grazie a mister Andrea Agostinelli per essere stato con noi ad Arena Maradona. Prego, ciao. No football. La Roma rimane l'unica italiana ad essere presente in Europa. I giallorossi battono 2-1 lo Shakhtar Donetsk con una doppietta di Borja Mayoral e accedono al turno successivo. Male il Milan, che cade in casa contro il Manchester United dopo la bella prestazione dell'andata a Old Trafford. I rossoneri perdono 1-0 con una rete di Pogba nel primo tempo che li condanna all'eliminazione. Peccato, ai rossoneri è mancata l'esperienza europea e sicuramente anche i giocatori, molti dei quali erano infortunati. Clamoroso tonfo del Tottenham, la squadra di Mourinho perde 3-0 ed esce con la Dinamo Zagabria nonostante il 2-0 dell'andata. Si fa interessante il percorso europeo della Roma. Ai quarti ci saranno Arsenal, Granada, Dinamo Zagabria, Manchester United, Slavia Praga, Villarreal e Ajax. E grazie a Taisi Araio per il contributo in International Football. Vedevamo un po' il quadro dell'Europa League. Ci sarà fra poco il sorteggio per i quarti di finale di Europa League. La Roma, che evitando i pericoli Manchester United e Arsenal, penso abbia tutte squadre abbordabili, no? Assolutamente sì. Il Granada è passato incredibilmente, perdendo la gara di ritorno a contro Molde. Il Molde. Bisogna impegnarsi. Sì, per perdere in virtù del 2-0 dell'andata è per riuscita a passare, ma però il Granada è la squadra da prendere, penso, nei quarti di finale per la Roma. Sì, assolutamente sì. Anche lo Slavia Praga non sarebbe male. Però a prescindere da questo, io dell'Europa League di ieri, del turno di Europa League di ieri, devo dirti la verità, conservo e conserverò il ricordo di José Mourinho che entra nello spogliatoio avversario e applaude gli avversari. Bellissimo, l'ho visto Diego. I giocatori avversari, questa è stata una cosa bellissima. Noi sottolineiamo sempre i gesti antisportivi, i brutti gesti che purtroppo succedono qui in Italia, però questo è stato un gesto meraviglioso da parte dello Special One. Sì, torniamo al calcio nostrano e lo facciamo collegandoci con Francesco Montervino, a cui diamo il benvenuto e il bentornato ad Arena Maradona. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Diego. Capitano, a gamba tesa, sempre. Mi raccomando. Sempre. Noi diciamo a testa alta o a gamba tesa. Bravissimo. Ecco. Francesco, che tipo di Napoli ti aspetti nella trasferta di Roma? No, noi spesso parliamo
e ci siamo confrontati nel vedere, diciamo, un Napoli che ha cambiato faccia varie volte quest'anno. Ti aspetti Demme a centrocampo, ti aspetti Maximovic dietro a far coppia con Koulibaly? Che Napoli ti aspetti? Ma guarda Diego, mi aspetto un Napoli umile, non mi aspetto, mi piacerebbe o meglio vedere un Napoli umile, vorrei vedere un Napoli pragmatico, concreto, che non diventi presuntuoso, che pensa di essere una squadra fortissima, che siccome ha fatto le ultime quattro partite bene allora può andare a Roma e imporsi. Io mi aspetto una squadra alla Gattuso, ma non alla Gattuso allenatore, ma alla Gattuso calciatore. C'è uno di quelli là che va, se la suda, se la lotta, ma alla fine esce vincitore, perché ha una qualità, ha qualità importanti e ha giocatori di grandissimo spessore. Quindi mi aspetto e mi piacerebbe vedere un Napoli utile. Poi dovesse giocare Demme in mezzo al campo, in questo momento è sicuramente un giocatore che sta facendo molto bene, è fin troppo a volte evanescente, però è un giocatore che ti dà quel tipo di equilibrio che in questo momento al Napoli serve. Poi Maximovic, Manolas, non lo so, credo che molte scelte dipenderanno anche da chi la Roma forse schiererà, però la speranza, ripeto, è quella di vedere un Napoli umile, un Napoli concreto. Ciao Ciccio, Gianluca Miranda. Ciao Gianluca. E volevo chiederti quanto sarà importante il recupero di Lozano e soprattutto il Napoli in un momento favorevole in questo periodo, perché sta recuperando tanti infortunati e con la vittoria col Milan ha dato lo sprint giusto, diciamo la mentalità giusta che deve avere questa squadra. Secondo te in questi mesi di disastro, tra virgolette, dove il Napoli ha perso parecchi punti che potevano non essere persi, cosa è mancato oltre gli infortunati? Beh, quando ti mancano quegli infortunati tutti insieme, magari in un reparto in particolare, non è difficile capire cosa ti è mancato, e non è un caso se poi il recupero di certi giocatori ti hanno portato a vincere di nuovo delle partite consecutivamente, a fare un ciclo importante. Se poi si dovesse completare questo percorso con il recupero finale di Lozano totalmente, un giocatore totalmente recuperato, allora avresti un'altra freccia nell'arco importante. Certo che, e qua so di colpire anche Diego, è difficile ora far fuori un giocatore come Politano, però il Lozano pre-infortunio era l'unico giocatore che in qualche modo ha tenuto alta la bandiera e onestamente merita lo spazio che si è conquistato forse prima dell'infortunio. Francesco, protocollo che onestamente ha fatto acqua da tutte le parti. Adesso rinvio di Inter Sassuolo, c'è stato anche un altro casino in Lazio Torino. Secondo te come bisogna fare per arginare il problema, perché purtroppo è un problema serissimo? Purtroppo non è facile, io lo vivo in un'altra categoria con un'altra squadra e c'è un protocollo un po' più preciso, per esempio nei dilettanti fino a quattro giocatori positivi la partita si può rinviare. In Serie A, in Serie B, nei professionisti diventa diverso. Abbiamo assistito a partite, con una partita che ha fatto una domenica la Casertana, che l'ha iniziata in nove. Sono delle cose, me la ricordo, un po' ridicole, e credo che ci serva, che serva una regola e si debbano attenere tutti. Il problema è che in Italia quando fai una regola già il giorno dopo hanno trovato l'escamotage, e questa diventa ormai una cosa che lascia un po' a desiderare, lascia il tempo che trova. La speranza è che possa essere la gestione degli ultimi 2-3 mesi di questo Covid e che poi si possa iniziare a tornare alla normalità, e semmai si dovesse continuare con questa pandemia trovare quella che sia un'unica normativa che metta a posto tutti quanti senza trovare scamotage, senza andare oltre come si è verificato in tante circostanze. Ciccio, un'ultimissima da parte mia, considerato che l'Atalanta, la Juventus e l'Inter io penso siano già in Champions League, a meno che di clamorose sorprese dell'Atalanta, ho visto il Milan un po' in calo in questi ultimi mesi, ha perso troppi punti, ha perso anche una sfida molto importante con il Napoli, tu pensi che rischia seriamente di non andare in Champions League? Beh, da come hai posto tu la domanda hai messo praticamente già l'Atalanta nelle tre e il Milan. Non sei convinto? Ancora no.
Marco, io penso che ci potrebbero essere tante sorprese, e io do per certo adesso soltanto Inter e Juve come due squadre che faranno la Champions. Le altre secondo me è ancora una lotta lussa, e io vedo Napoli sicuramente che se la può giocare alla grande, sicuramente l'Atalanta, ma non dimentichiamo la Roma. Il Milan alla fine è quasi costretto a dover essere nelle prime quattro, quindi io la vedo ancora una cosa da decifrare, quindi non sarei così tanto. Grazie a Francesco Montervino per essere stato con noi ad Arena Maradona. Ciao Ciccio. Te caro Diego, la chiacchierata fatta con Francesco Montervino, che non si fida dell'Atalanta, non vede l'Atalanta già in Champions come la vedo io, e non io so se sei d'accordo. Io onestamente non vedo neanche l'Atalanta già in Champions. Mm-hmm. E per me l'unica squadra che ha il biglietto per la prossima Champions è l'Inter, ovviamente per dovute, cioè voglio dire, però io credo che la lotta sia bella tosta. Ci colleghiamo con Fabrizio Biasin, a cui diamo il benvenuto ad Arena Maradona. Ciao ragazzi, buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a tutti voi. Buongiorno Fabrizio. Io la prima domanda te la volevo fare subito sul rinvio di Inter Sassuolo, no? E ci è sembrato un protocollo che ha fatto acqua da tutte le parti fino ad ora. Si è partiti con Juventus Napoli, poi c'è stata la situazione del Torino e adesso il rinvio di Inter Sassuolo. Non pensi che questo protocollo non vada di pari passo con quello che è il protocollo nazionale? La situazione è strana perché a seconda delle situazioni le AS di competenza prendono decisioni diverse, no? E quindi per forza di cose il fatto di trattare questo e quel club in maniera differente porta la gente a non capire, i tifosi ad arrabbiarsi. Dopodiché rispetto ai singoli casi bisogna capire quello che sta succedendo, cioè il fatto che venga rimandata una partita come questa o altre, per esempio Juventus-Napoli, rientra secondo me nell'ambito della normalità in una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo. Cioè chi si può prendere la responsabilità di mettere in campo dei giocatori che non si sa se sono negativi o positivi? Quindi è tutto teoricamente molto normale, il problema è che nel nostro paese non esiste nulla di normale, soprattutto se applicato al calcio, e quindi si finisce a fare un sacco di confusione, e purtroppo ce la porteremo avanti fino alla fine della stagione, e arrivare alla fine della stagione sarà già un bel risultato. Certo, Fabrizio buongiorno, Diego Maradona Junior. Inter a 65, Milan a 56, Juventus con una partita in meno a 55, Atalanta 52, Roma e Napoli 50 e Lazio 48, è d'obbligo mettere anche la Lazio. A parte l'Inter che sembra già diciamo con un piede e mezzo dentro lo scudetto, le altre rischiano tutte una posizione Champions secondo te? Ti sentivo prima e sono assolutamente d'accordo, ci sono 7 squadre e 4 posti, uno è più o meno prenotato, quello dell'Inter, gli altri 3 sono assolutamente tutti in discussione, la Roma ha una seconda possibilità, quella dell'Europa League, le altre dovranno scornarsi in campionato, non ci sono certezze da nessun punto di vista, anche solo e soltanto per quello che dicevamo un poco fa, cioè tu non sai mai con che squadra vai a giocare la settimana prossima, perché può capitare qualunque cosa, e quindi è veramente difficile fare ogni tipo di pronostico, e squadre che venivano, che ne so, condannate fino a 2 settimane fa, adesso magari hanno un umore migliore e viceversa. Napoli 2 settimane fa veniva definita una squadra impresentabile, adesso invece ha ritrovato spirito, condizione, e secondo me si gioca le sue carte così come se le gioca l'Atalanta, così come il Milan deve stare attento più alle spalle che davanti, la stessa Juventus deve stare attenta, per cui insomma io penso che da qui alla fine della stagione da questo punto di vista ci sarà da divertirsi. A proposito di Napoli, Fabrizio, un'ultimissima da parte mia, ci sarà una partita molto importante domenica sera all'Olimpico alle 20:45 e sarà Roma-Napoli. Abbiamo visto una Roma scintillante nell'ottavo di finale di Europa League, però il Napoli possiamo dire che è leggermente favorito anche per aver avuto più tempo per preparare la partita. Ma allora, abbiamo visto che generalmente le squadre che giocano al giovedì in Europa poi fanno un po' fatica in campionato. Ha detto che ieri poi la Roma ha gestito abbastanza bene i suoi 90 minuti, però in questo momento più che quello che succede in casa Roma io andrei a vedere quello che succede al Napoli, cioè il Napoli ha recuperato
un po' di suoi titolari e abbiamo visto che poi alla fine la verità è che sono i giocatori che fanno la differenza al di là delle idee dei tecnici. Gattuso per me sta lavorando benissimo, però un conto è lavorare con le seconde linee, un conto è ritrovare i titolari. Napoli al completo o semi al completo è un'altra squadra e già nella partita contro il Milan della settimana scorsa lo abbiamo visto, se gioca con quel tipo di intensità dalla metà campo in su il Napoli può dar fastidio veramente a tutti quanti. Sei stato chiarissimo, Fabrizio Besin, grazie per essere stato con noi ad Arena Maradona, a presto. Grazie a voi, ciao Fabrizio, ragazzi. Buon lavoro. Fabrizio, grazie. Antonio Giordano, bentornato ad Arena Maradona. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Anto, buongiorno. Buongiorno ad Antonio dalla redazione di fantacalcio.it. Anto, partirei subito con la raffica. Sì ragazzi, ovviamente piccola premessa per chi non lo sapesse, domani sera non ci sarà Inter Sassuolo causa coronavirus. Nell'Inter sono positivi al momento D'Ambrosio, Vesino, De Vrij, Andanovic. Sì. Quindi sono questi quattro positivi al momento. L'Inter, l'ASL, o meglio di Milano, ha obbligato l'Inter a non partire, quindi non ci sarà la partita, non partiranno neanche i giocatori convocati in nazionale dei nerazzurri. Sei politico quindi? Eh sì, sei politico per chi decide di optare per il sei politico. Li schiero tutti. Deciderà. la maggior parte sì, però c'è chi chiaramente vorrà attendere Lautaro Martinez, Lukaku e Caputo e come Beati Marli. Eh sì. Partiamo però da stasera, da Parma-Genoa, con Mann che dovrebbe essere confermato nell'attacco del Parma insieme a Miaila e insieme a Pellè, per la gioia di Dio. Sono quasi emozionato. Sì, perché Pellè non ha fatto male contro la Roma e quindi dovrebbe giocare anche... Manco bene in realtà, tanto però. Vabbè. mentre tra le file di Genoa ballottaggio si è dato tra Shomurodov e Pandev, che ha segnato la scorsa, torna destro dalla squalifica. Domani Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari. Crotone-Bologna ha confermato Palacio, prima punta, dovrebbe andare ancora in panchina Sansone, a centrocampo Scouten e Svanberg, non gioca Dominguez. Nel Crotone invece torna Benali con Petriccione, Reca ce la dovrebbe fare nonostante l'otite accusata negli ultimi due giorni. In attacco non ce la fa invece un Ast che non sta benissimo. Nello Spezia torna titolare, invece potrebbe essere titolare Piccoli, favorito su Galabino perché non sta benissimo. Zola non sarà nemmeno convocato, Pobega ancora in panchina, gioca Leo Sena con Maggiore a centrocampo. Nel Cagliari ballottaggio serratissimo tra Pavoletti e Simeone, con quest'ultimo leggermente in vantaggio, ancora Nandez sulla fascia. Ci spostiamo a domenica, Verona-Atalanta alle 12:30, partita complicata per gli orobici dopo l'eliminazione in Champions. Avanti potrebbe esserci la coppia Muriel-Zapata, con Pessina a supporto e Ilicic ancora in panchina. Nel Verona, Lazovic più di Di Marco, Barak e Zaccagni a supporto dell'unica punta Lasagna. Juventus-Benevento, Ronaldo Morata in attacco e no, visto che Dybala non sta ancora bene e visto che Kulusevski dovrebbe giocare comunque a supporto dei due, come è accaduto nell'ultima partita. Chiesa dovrebbe essere titolare anche lui insieme a Bernardeschi. Nel Benevento confermato Viola, torna Caldirola titolare. In attacco stavolta dovrebbe esserci la Padula invece che Gaic. Sampdoria-Torino, Quagliarella contro Belotti, il Torino arriva dalla splendida vittoria contro il Sassuolo. Avanti ballottaggio serrato tra Sanabria e Zaza, con quest'ultimo che scalpita dopo la doppietta. In difesa gioca Izzo insieme a Lianco e Bremer, a centrocampo confermato Mandragora che sta segnando ultimamente più del solito. Nella Sampdoria occhio a Gabbiadini che potrebbe giocare al posto di Keita. Singo ancora il Covid, Anto? Ah? Singo ancora il Covid? No, Singo ha recuperato, è andato già in panchina con il Sassuolo, sarà in panchina verosimilmente anche con la Sampdoria, difficile ipotizzare che possa giocare subito. Al momento l'unico positivo nel Torino è soltanto Kulu e con lui l'unico indisponibile è Baselli per un dolore alla caviglia.
tornando alla Sampdoria c'è Candreva titolare e come detto potrebbe esserci Gabbiadini al posto di Keita per affiancare Quagliarella. Udinese-Lazio alle 15, Ciro Immobile vuole sbloccarsi, non segna da 6 partite, compresa l'andata di Champions League con il Bayern Monaco, in mezzo c'è stato soltanto un assist e il rigore sbagliato con il Bologna. A centrocampo dovrebbero esserci chiaramente Milinkovic, Savic e Luis Alberto. Lazzari non si è fatto nulla di grave al mignolo contro il Bayern Monaco e dovrebbe dunque essere titolare tranquillamente sulla fascia destra. Nell'Udinese ci sarà Pereira a supporto di Llorente, confermato De Paul a centrocampo. Ci spostiamo a Firenze alle 18, Fiorentina-Milan, torna Ibrahimovic titolare. Dopo la mezz'ora giocata ieri sera contro il Manchester United dovrebbe avere almeno 60-70 minuti nelle gambe. A supporto Salemakers, Çalhanoğlu e Krunic, out Rebic e Leao. Nella Fiorentina confermati di Berie e Vlahovic in attacco, a centrocampo più Pulgar di Amrabat, torna Castrovilli al fianco di Bonaventura. Si chiude con il big match di questa 28ª giornata di Serie A, Roma contro Napoli, Dzeko contro Mertens, quindi soliti attaccanti di queste due squadre, con Borja Mayoral e Osimhen inizialmente in panchina, confermato Zielinski, confermato Politano, nonostante sia venga questa volta sicuramente convocato Lozano, che però non è pronto per partire da titolare. Sì. In difesa manca Di Lorenzo, giocano Isai a destra e Mario Rui a sinistra e dovrebbe esserci Manolas titolare al fianco di Koulibaly. Nella Roma torna Smalling al fianco di Mancini e Ibañez, a centrocampo Cristante, non Diawara, in attacco ballottaggio serratissimo tra El Shaarawy e Pedro per affiancare Pellegrini, con El Shaarawy leggermente favorito. Sei stato chiarissimo, Antonio Giordano della redazione di fantacalcio.it, grazie per i tuoi consigli e per essere stato con noi ad Arena Maradona, a presto. Grazie a voi, ragazzi. Ciao Anto, grazie. Ciao Anto, grazie. Seguiremo i consigli di Antonio Giordano. Noi siamo in chiusura, da Gianluca Miranda e Diego Maradona Junior è tutto. Ma Lavolo oramai era diventato un mulino a vento. Faceva segni da 10 minuti più o meno. E grazie anche alla regia targata Roby Maravolo, Mary G. Grazie alla redazione. È arrivata Taisia Raio. Adesso l'informazione regionale con lei. Arena Maradona torna domani alle ore 12 sulle frequenze di Radio CRC targato Italia. Parte la sigla. Ciao a tutti. Konnichiwa, Taisia.